Ricostruzione fuori dai centri storici a rischio paralisi se non verranno adeguati i prezzi delle materie prime. Questo è lo scenario, uno scenario di cui si parla ormai da mesi, mentre il sindaco dell'Aquila Biondi chiede un decreto speciale per conferire ai titolari degli uffici speciali il mandato di adeguare i costi sia all'interno che all'esterno dei centri storici del territorio interessati dalla ricostruzione privata. L'adeguamento è una necessità emersa anche nel corso di un incontro convocato dal sindaco, dove erano presenti il coordinatore della struttura di missione presenti, i responsabili degli uffici speciali Fico e Provenzano, il coordinatore dei sindaci del cratere Gianni Anastasio, con il vice Massimiliano Giorgi e il presidente ANCI Gianni Frattale. A tal proposito c'è una nota del capo dipartimento per il coordinamento amministrativo della presidenza del Consiglio dei Ministri Fiorentino, che riguarda proprio il contenimento degli effetti dell'aumento dei prezzi delle materie prime in risposta alle integrazioni richieste lo scorso giovedì su durata e copertura finanziaria. Dopo la discussione si è deciso di dare mandato al titolare dell'ufficio speciale di predisporre un provvedimento che prevedesse l'aumento di questi prezzi, di queste lavorazioni, per tutto il territorio, ricompreso all'interno delle perimetrazioni dei centri storici dei comuni del cratere. Non si è potuto procedere a fare la stessa cosa anche per i comuni fuori il cratere, perché per questo il titolare dell'ufficio speciale dovrebbe essere autorizzato dal governo, e quindi è in predisposizione un DPCM con il quale si darà la possibilità al titolare dell'ufficio speciale di poter procedere a fare lo stesso provvedimento anche per i comuni fuori cratere. Si è deciso di sdoppiare questo provvedimento semplicemente perché i tempi si sono allungati e perché la necessità ormai è impellente, altrimenti noi rischiamo che, superato questo periodo di agosto e delle ferie, i cantieri non ripartono e quindi si creano gravi danni all'economia e soprattutto si creano gravi danni a tutti gli addetti ai lavori che in questo momento sono impegnati nella ricostruzione. In base alla normativa, l'adeguamento dei prezzi trova applicazione soltanto all'interno dei centri storici del cratere, provocando una disparità di trattamento che rischia di paralizzare la ricostruzione al di fuori dei centri storici.